Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti a questo nuovo video, video sulla mia routine di giorno, di mattina, e vi mostro le mie procedure di bellezza per iniziare bene la giornata. E la prima cosa che faccio è mi detergo il viso con questa crema di pulizia dell'Algenist, non so se la conoscete, l'avevo acquistata da Sephora, e praticamente è una crema abbastanza morbida e delicata. Io la spalmo un pochettino su tutto il viso e anche sul collo, e poi la massaggio e poi la sciacquo. Questa qui è idratante, quindi per iniziare la giornata dopo la notte che la pelle un po' si tende a seccarsi ed asciugare i prodotti che abbiamo steso prima di andare a dormire, questa qui è l'ideale, io mi trovo molto bene. Adesso la sciacquo con l'acqua fredda, ovviamente. Si può usare una spugnetta, ma io a volte uso anche soltanto le mani. Io mi trovo molto bene, anche perché quando poi mi asciugo sento la pelle bella morbida. Ovviamente io ho la pelle tendente un po' al secco, quindi uso dei prodotti che vanno bene un po', ma penso che sono abbastanza. Questa qui forse un pochettino va meglio per la pelle secca che per le pelli grasse. Ed ecco qua. La seconda cosa immediatamente che utilizzo è l'acqua distillata di rose, che è un tonico rinfrescante e molto delicato. È l'ideale perché questo qui si può utilizzare benissimo anche sugli occhi, che non dà nessun problema di irritazione o di bruciore. Mentre invece altri prodotti tonici che ho provato mi danno dei problemi un po' di irritazione, quindi è meglio evitare sempre. Tamponare anche il collo, qualsiasi cosa che faccio sul viso lo faccio anche sul collo. Quando ho tempo, non tutti i giorni ovviamente, utilizzo dei pads della Balea, non so se li conoscete, sono per antirughe, rinfrescante per la zona sottostante agli occhi, quindi chi ha la pelle un pochettino stanca, un po' spenta, questi qua rivitalizzano bene. Sono dei pads che vanno tenuti circa 20 minuti e si applicano in questo modo. Adesso vi mostro, ecco qua subito. Vedete, così sono belli rinfrescanti. Io a volte d'estate li ho provati a mettere anche in frigorifero, se uno ha gli occhi stanchi, ecco, e si lasciano un pochettino, come dicevo. Si possono utilizzare anche magari mentre ci si trucca gli occhi, se riuscite a truccarvi. Io a volte lo faccio, sinceramente, mi trucco nella parte sopra e tengo questi pads sotto. Aspetto e amo adesso 20 minuti che si asciugano, penetrano le sostanze nutritive. Tra poco è l'ora di togliermi questi pads e vi volevo dire due cose per quanto riguarda il dormire. Mi raccomando, cercate di non dormire troppo così con il collo, così tutto schiacciate, oppure con la faccia mezza sul cuscino, perché poi a forza di dormire così rimangono le pieghe proprio tipo rughette. Quindi attenzione, io ci ho fatto un po' l'abitudine di dormire così, un po' laterale, però non schiacciato, oppure se dormo sul lato, però dormo così sulla punta, un pochettino quasi alla fine del cuscino, in modo che non va schiacciato tutto il viso. Però voi direte, ma come faccio se dormo non me ne accorgo? Io ormai sono abituata, mia, accorgo di dormire in un certo modo, poi lo vedo la mattina perché ho la pelle bella distesa. Se invece a volte dormo male, mi accorgo che magari c'è qualche segno sul viso e quello lì non va bene. Cercate di correggervi se riuscite, però guardate che ci si riesce, non è vero che se uno dorme non se ne accorge. Allora adesso tolgo i pads. Ah, che bella, la pelle è tutta bella fresca. Questi pezzi un pochettino continuano a fare effetto adesso, quindi non conviene subito truccarsi sotto gli occhi, ma bensì utilizzo questa acqua rinfrescante della Clarins, non so se la conoscete, per il viso, che è rivitalizzante, un po' tonificante. La utilizzo anche d'estate e me la porto sempre in borsetta quando è caldo, la spruzzo sul viso, tipo l'acqua Evian, eccetera. E dura tantissimo, si può utilizzare anche per la fine del trucco, per
per fissare il trucco. È proprio, infatti questo qui c'è scritto fix makeup, però si può utilizzare in diverse maniere. Sa un po' di rosa, molto delicato. Mi piacciono questi profumi la mattina, tipo dell'acqua di rose, di questo qui molto delicato. Altra procedura, qualche goccina di collirio negli occhi, che non è proprio collirio, sono lacrime artificiali. Idrata subito l'occhio, te lo fa stancare di meno durante il giorno, soprattutto se devi fare delle cose di precisione, se si sta tanto al computer. Si assorbe, quindi poi dopo si può, ci si può truccare velocemente. E mentre il collirio, l'acqua, lacrime artificiali fanno effetto, utilizzo questo siero qua della Kiko, che ho utilizzato dell'ultima linea, quella natalizia, che mi trovo bene. Poi oltretutto l'avevo presa con il Black Friday, è già da un mese che la utilizzo e dura tantissimo, vedete, e la applico un po' su tutto il viso. È un siero nutritivo, illuminante, naturalmente anche sul collo e décolleté. Ricordiamoci che poi sul collo c'è sempre la bordatura, un po' che sfuma del fondotinta, si spruzzano i profumi, quindi anche il collo ha bisogno di attenzione. E non secca la pelle, però non la ingrassa neanche troppo, quindi secondo me è un prodotto che si può utilizzare tranquillamente per tutti i tipi di pelle. Mentre aspetto che si asciuga un pochettino questo siero. Piccolo segreto di bellezza, questo qui è una maschera per gli occhi congelata, non so come mai è andata a finire nel congelatore, doveva stare nel frigorifero normale. Comunque, cosa fare con questa? Vabbè, a parte appoggiarla sugli occhi quando si ha mal di testa o si è stanchi, per riposare un attimo, non congelate dal frigorifero. E io a volte quando ho il mal di testa me la metto qua sopra, ma sapete come trovo sollievo facilmente sulla fronte? E serve anche per passarla delicatamente, appoggiandola sul viso, sul collo e sul décolleté, perché il freddo, comunque sapete che c'è la terapia del freddo che mantiene la pelle soda e tonica. Ovviamente non è che dovete tenerla 10 minuti da ogni parte, è appena appena appoggiato. E poi quando andate a truccarvi, il trucco rimane anche di più, se lo volete sapere, fissa meglio. E anche magari anche per chi ha un po' la pelle grassa può aiutare questa cosa qui, questa tecnica. E poi allora, dopo aver applicato il siero, quello della Kiko, che mi trovo bene come stavo dicendo, utilizzo questa siero illuminante della Becca. Bisogna fare attenzione ad applicarlo, perché a volte questo siero qui, se non si applica bene, lascia delle macchioline troppo luminose, quindi bisogna stenderlo in modo uniforme. Si può anche con il pennello, però vabbè, questi trattamenti tra virgolette di bellezza li utilizzo qua al bagno e quindi mi torna meglio. Comunque si vede subito che è più illuminata la pelle. Adesso mi lavo le mani perché vi mostro un prodotto per la bellezza dei capelli, che utilizzo di solito la mattina oppure la sera, che serve per le punte, visto che l'inverno comunque è freschino molto, le punte dei capelli d'estate ne risentono, ma anche d'inverno. Questo qui è un prodotto della Kerastase, bifasico, perché è un gel e una crema, ne basta proprio una puntina, ecco, se mai un pochettino di più, e si applica sulle punte. Io ho già la coda, quindi faccio così, faccio presto, e aiuta a non formare le doppie punte. Se ci dovessero essere qualche doppia punta, le riattacca. Io mi trovo molto bene con questo prodotto, costa un pochettino, però vi dico, dura 5-6 mesi. Io le prenderò due volte l'anno questo prodotto qua. Poi vi scrivo bene tutti i prodotti su un articolo su blog che sarà abbinato a questo video. E dopo questi due prodotti si utilizzano altri due, poi basta. Un po' di crema per le mani, ovviamente, sempre per il freddo in questo periodo. Le mani pure ne risentono, si seccano molto e si possono screpolare. Addirittura c'è qualcuno che può anche avere problemi di geloni, quindi la crema serve sempre. Ho la pelle secca, però le mani sono curate. Ricordatevi, le mani e il collo sono due parti del corpo che comunque
comunque tendono a invecchiare per prima perché sono molto esposte, perché il viso comunque alla fine viene protetto tra gli occhiali, il trucco, mentre invece il collo e le mani sono sempre esposte. Ultimo prodotto, dopo aver messo la crema per le mani, il burro di cacao. In ogni caso, se si va in palestra, che non si mette rossetto, se si deve preparare per truccare, comunque le labbra devono rimanere morbide e dopo si applica meglio qualsiasi prodotto, matita, primer labbra, rossetto, tinta labbra, eccetera. Anzi, vi metto qua sotto anche il link del video delle tinte labbra, come la procedura per applicarle in modo che non si secca. Quindi tanto servono qualche consiglio. Il video mi sembra che è terminato, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo molto presto con la routine notturna, che è leggermente un pochettino più lunga. Vi bacio e ci vediamo molto presto. Ciao, bacio.